Bene, benvenuto ai nostri web spettatori per questa 13ª puntata di Punto a Capo che faremo con Francesca Perotti, amministratore delegato del Centro Agroalimentare Piceno. Mi viene in mente una curiosità, una stupidaggine prima, che siamo due Perotti qui. Esatto. Una volta gli ex giocatori della Sam, quando mi incontrano, quando ci incontrano ci chiamano i 16. Ah sì? I due Perotti. Bene. Bene. Allora, che cos'è il Centro Agroalimentare Piceno? La sua attività consiste in particolare nell'allocazione degli immobili di proprietà ad operatori del settore agro-ittico industriale e dei servizi e nello svolgimento delle relative attività gestionali condominali e dei servizi connessi, la pubblicità, la promozione, organizzazione e sviluppo. Marketing, giusto? Tutto detto bene? Sì, da integrare, ma va bene. La vabbè, prima. Poi casomai la può esatto. Integrare. Ecco. Una cosa che si può definire strana in Italia, no? Il CAP, come viene chiamato, sì, ha chiuso gli ultimi due bilanci in leggero utile, sì, giusto? Dopo anni in rosso, l'ha fatto a cavallo della pandemia. Adesso con la pandemia invece come ha reagito il CAP? Che problema bene, ha avuto? Nessuno, nel senso che il Centro Agroalimentare Piceno comunque rientra in un'attività strategica, perché comunque durante la pandemia è un mercato che ha servito proprio la collettività, quindi paradossalmente mentre le altre attività si sono fermate, il Centro Agroalimentare ha operato H24, insomma come consono ed abitudine fare. Il Centro Agroalimentare durante la pandemia ha aiutato moltissimo, perché tutti i servizi che sono stati fatti, che sono stati erogati comunque ai supermercati, ai piccoli distributori, e sono stati appunto svolti proprio all'interno. Noi in questo periodo, durante il Covid, comunque abbiamo sempre attuato un'operazione ovviamente di allerta sul discorso delle sanificazioni, quindi di lavorare in maniera assolutamente sicura per tutti, cioè sia per i dipendenti ma per gli operatori, per tutti, insomma, per tutti i cittadini. Quindi insomma siamo stati, abbiamo, come posso dire, il bilancio è sempre stato, insomma sono diversi anni, sono due anni che è stato portato inutile dopo tanti, insomma, anni di negatività. Appunto, la seconda domanda, come è stato possibile questa cosa che è quasi una cosa più unica che rara? Sì, diciamo, è vero, nel senso, vabbè, allora diciamo innanzitutto io ringrazio tutto il CDA che non è presente qui, ma ringrazio il presidente Roberto Giacomini e il vicepresidente Corrado Di Silverio, perché queste cose dico sempre si fanno in squadra, questo è sicuro. Quindi ringrazio loro, ma abbiamo fatto un lavoro minuzioso, inteso che comunque sono stati, diciamo ovviamente, tagliati i costi, ma voglio precisare che sono stati tagliati i costi non a discapito dei servizi, perché tagliare costi a discapito dei servizi è anche a volte facile e soprattutto è sbagliato. Questo non è avvenuto al centro, quindi abbiamo ottimizzato tante situazioni e tanti servizi, ma soprattutto abbiamo ampliato quelle, cioè oggi stiamo progettando, stiamo sviluppando, siamo entrati in Italmercati, che comunque è una rete di altri centri agroalimentari importantissima in Italia, che quindi dove presiede appunto il dottor Pallottini, e siamo addirittura rientrati, nonostante noi siamo piccoli ovviamente rispetto ai numeri che possa fare un centro agroalimentare di Roma, Milano, Verona, ma siamo rientrati nel loro comitato di gestione. Questo diciamo che ha dato una bella svolta, proprio perché stiamo lavorando, secondo me, nella direzione giusta, e quindi con tante situazioni che vengono fuori e tanti progetti. In tutto questo, quando c'entra la politica? Ecco qua la domanda. Allora, io dico sempre, io non faccio politica, nel senso, io sono una professionista, tengo a riprecisarlo e a ribadirlo molte volte, perché il mio ruolo è di amministratore delegato. E nel senso, penso che quando tutti, anzi voglio fare questa precisazione, tutti dovrebbero svolgere determinati ruoli appunto con questa mission che è la professionalità. È molto importante rispettare quelle che sono appunto le regole e non ci deve essere un discorso politico, cioè nel senso io ho operato nella mia professionalità, quindi non, anzi nel senso andando sempre
diciamo, nella direzione che io e il CDA ritenevamo corretta per il centro agroalimentare, perché poi ricordiamoci questa cosa che io la dico sempre: il centro agroalimentare oggi viene amministrato da me, ma fondamentalmente è dei cittadini. Cioè, il centro agroalimentare è un bene pubblico, va tutelato, va salvaguardato. Quindi va, cioè, questo è l'obiettivo che tutti dovrebbero avere e che, ribadisco, per me tutta la politica dovrebbe avere. Cioè, a prescindere dalle varie correnti, essendo un bene di proprietà dei cittadini, è opportuno che tutti lo vadano a salvaguardare. Siccome è voce comune, visto che quando c'è di mezzo la politica, i bilanci vanno in rosso, quindi si può dedurre che la politica, nel caso vostro, è stata messa un po' da parte? Sì, io ho fatto il mio lavoro da professionista, quindi mi sono Un focalizzata consiglio nel mio. ad altre strutture simili? Di lavorare con occhio critico e quindi appunto con le proprie competenze, questo sicuramente, di fare squadra e appunto di avere proprio come l'obiettivo che è quello di valorizzare il bene pubblico. Se ci sono i presupposti, io sono anche molto schietta e diretta, cioè qualora il centro agroalimentare non fosse stata una risorsa per il territorio e come purtroppo negli anni è stata fatta passare come insomma un peso per la collettività, allora dico io è anche giusto tagliare i rami secchi. Ma nel momento in cui si va a visualizzare che il centro agroalimentare è una potenzialità, è una fonte di sviluppo, ci sono progetti, ci sono cioè veramente sinergie in atto che portano comunque il risultato, non vedo il problema. Anzi, adesso è un discorso che a mio avviso, come ci stiamo lavorando, questo lo dico, deve essere inserita come una società strategica per il territorio. Un passo indietro, com'è arrivato a questo incarico? Così, Allora, l'incarico, la sì, per chiesa. sbaglio, nel senso, non per sbaglio, io sono sincera, il mio incarico mi è stato, insomma, ero stata chiamata una mattina, così, veramente in modo casuale, a un incontro dove c'erano degli esponenti allora, insomma, della regione, in primis, e lo dico perché, insomma, è una persona che conosco bene, Fabio Urbinati, e mi ha, insomma, è stato lui, insomma, il primo che mi ha parlato di questo progetto e sono stata, insomma, nonostante, e lo dico anche che poi, insomma, la regione, poi nonostante la parte, perché io sono stata nominata alla regione, comunque c'è stato poi ovviamente correnti di pensiero diversi, però ecco, io ritorno sempre al discorso di prima che, insomma, ognuno svolge il proprio lavoro da professionista. Bene, ha già detto, mi pare che avete realizzato una sinergia con Sì. Italmercati e il Centro Agroalimentare di Roma. Sì. Cosa è stato fatto e quali altri progetti sono in ballo? Allora, con Italmercati noi stiamo sviluppando tanti progetti perché innanzitutto c'è in cantiere un progetto che si chiama Food Hub, di cui abbiamo fatto anche un convegno a luglio, lo stiamo portando avanti, è molto importante perché riguarda il settore dell'ittico. Torno a dire appunto la strategicità del centro agroalimentare perché? Perché noi abbiamo una visione di non focalizzare l'attenzione solo al centro agroalimentare o alle società all'interno del centro agroalimentare, ma di aprire i nostri contatti e le nostre possibilità a tutto, cioè a tutte le società che sono nel territorio. Faccio esempio, quindi anche il discorso del porto, delle società all'interno che sono nel mercato ittico. Questo perché? Perché ampliare la platea comunque è molto significativo per noi, perché noi siamo un'eccellenza soprattutto sulla trasformazione. La cosa che viene fuori da noi rispetto ad altri centri agroalimentari è che qui, fortunatamente, ancora c'è molta attenzione nella trasformazione e nella lavorazione dei prodotti. Ad esempio, anche all'interno abbiamo persone che lavorano, ovviamente, ancora fanno prodotti con estrema manualità e sono importantissimi. Questo per dire quindi che il progetto Food Hub parte con il settore ittico, lo stiamo facendo con Italmercati, abbiamo in cantiere altri sviluppi perché loro essendo una rete di impresa oggi stiamo anche intercettando quelli che sono i progetti da sfruttare con il PNRR che sono importantissimi, nonché proprio pochi giorni fa abbiamo avuto anche un contatto con il presidente del BIM Tronto Contisciani proprio per creare sinergie e quindi sono anche lì in campo nuove idee da sviluppare. Invece, a proposito dell'efficientamento energetico Sì. della struttura, state realizzando
un migliore efficientamento, giusto? Sì, abbiamo fatto un project da 1,2 milioni e in pratica si riguarda, per quello che riguarda la parte dei pannelli fotovoltaici, degli impianti LED, e stiamo vedendo anche sul discorso delle celle frigo, che sono molto importanti ovviamente nel nostro settore. Questa è stata fatta appunto una gara, un bando pubblico, e insomma abbiamo avuto riscontro e adesso sono già iniziati i lavori, quindi pensiamo, insomma, ecco, il tempo 5-6 mesi massimo che comunque sia tutto delineato e portato a termine. Però sì, saremmo in pratica il centro agroalimentare in Italia, in pratica in totale autonomia, quindi totalmente green. Ci fermiamo un attimo, ci risentiamo fra 4-5 minuti. Questa è For2Go, un'applicazione per il tuo telefono che ti permette di ordinare cibo a domicilio con un solo click. E funziona così. Apri l'applicazione e cerca il tuo ristorante preferito o quello a te più vicino, a seconda di dove ti trovi. Esamina il menu e fai la tua scelta. Infine, clicca su Completa ordine per concludere la tua richiesta e se hai qualche osservazione da fare, puoi tranquillamente aggiungerla. Appena ricevuta la conferma dal ristorante, For2Go invierà una notifica sul tuo telefono. Questa applicazione ti permette anche di selezionare nuovamente i tuoi piatti preferiti. Clicca su Ordinane di nuovo per scegliere le portate già ordinate in precedenza. Niente più ore di attesa al telefono per chiedere un servizio al ristorante, cercando informazioni, spiegando come vuoi il tuo ordine e comunque sprecando tempo nell'attesa che qualcuno risponda alla tua chiamata. Fame? For2Go. Il tuo benessere è un percorso che ha origine da qui, da un materasso che fa la differenza. Per questo noi di Dorelan ne abbiamo fatto un'arte e una scienza. Per il Black Friday fino al 27 novembre, vieni in negozio e scopri il 40% di sconto sui nostri migliori materassi. Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Zeppoline di carnevale ripiene di crema chantilly. A me mi fanno ammattire. Ma i giudici? Bene, qual è lo stato di salute attuale dopo che avete rimesso in gioco, diciamo, questa struttura così importante? Adesso qual è? La crescita continua oppure? Sì, sì, assolutamente. Oggi consideriamo che il centro agroalimentare ha l'80%, forse no, arriviamo al 95% di, diciamo, di struttura totalmente affittata e locata. Quindi, insomma, ecco, i nostri spazi li abbiamo, ma soprattutto la cosa interessante è che il progetto che stiamo portando avanti adesso è con l'Agenzia delle Dogane. Cosa vuol dire? Che stiamo, diciamo, che abbiamo avviato una collaborazione per far sì, e dovremo anche strutturare un convegno
convegno per, insomma, tra un, penso un mesetto circa, proprio sulla, sull'importanza dell'internazionalizzazione e della valorizzazione del distretto agroalimentare nel nostro territorio, e parto appunto proprio intendo il sud delle Marche, e grazie anche a degli strumenti che possono essere forniti proprio dall'Agenzia delle Dogane. Quindi, diciamo, il sogno ideale sarebbe un corridoio di perfezionamento che si dovrebbe creare dal porto di Ancona per far arrivare la merce direttamente al centro agroalimentare, ma ad ogni modo avere delle strutture e comunque degli strumenti che consentono alle aziende di avere delle agevolazioni per l'import e l'export. E questo è molto importante, soprattutto perché diciamo, a livello, diciamo, creano dei flussi economici importanti e soprattutto andiamo a lavorare sulla valorizzazione del territorio con prodotti che sarebbero sempre più di nicchia. Quindi il segno positivo crescerà, certo, sempre. Sempre. Senti, passando ai numeri, quante aziende e quanti lavoratori ci sono? Allora, aziende sono circa una novantina, abbondante, e soprattutto voglio precisare che sono tutte belle aziende. E per il bello intendo aziende solide, aziende che comunque appunto producono o comunque sono diciamo delle aziende importanti, danno servizi che sono, diciamo, che hanno una certa peculiarità per, proprio per il nostro mercato. I dipendenti, gli operatori proprio nel settore del mercato, almeno viaggiamo su un 500 persone operatori al giorno, quindi è un indotto importantissimo. Numeri cresciuti dopo la sua guida? Numeri cresciuti, soprattutto noi abbiamo affittato spazi che appunto prima magari non erano locati, quindi, e soprattutto abbiamo anche ristrutturato parecchio, quindi questo è anche il grande vantaggio. La necessità, ristrutturare, sì. Quindi c'era bisogno. Diciamo. Sì, esatto, quindi abbiamo ristrutturato locali che prima fondamentalmente non erano, insomma, ovviamente non potevano essere locati per ovvi motivi. Adesso sono appunto locati e voglio precisare questo, anche della fiducia degli operatori che ci è stata data, perché molte volte si sono, insomma, nonostante tutto si sono messi in gioco loro, hanno comunque hanno speso del denaro per far sì di inserirsi in un posto come il centro agroalimentare, perché hanno capito le potenzialità di quel posto, che fortunatamente, insomma, sono emerse. Perché noi sul sito, io ho letto, 9 locazioni disponibili, quindi sì, c'è una disponibilità, sono vuote, diciamo, da occupare. Sì, ad oggi pochissime. Un messaggio che possiamo lanciare a chi vuole. Come no, certo, ma noi siamo sempre anche, insomma, in turnover, diciamo che noi possiamo locare sia la parte dei magazzini, che ormai sono in pratica un po' quasi tutti all'osso, sono terminati, e anche la parte dell'amministrativo, quindi anche uffici, cose varie, insomma, ecco, c'è un'ampia scelta. Cerchiamo di soddisfare tutto, questo sì. Quindi un miglioramento continuo, insomma, diventerà un importante anche sotto l'aspetto economico per tutta la città di San Benedetto, certo, e anche per il territorio piceno. Visto assolutamente, che, sì. Il rapporto con la politica adesso com'è? Insomma, qualcuno cerca di intralciare un po' la strada buona, perché noi solitamente quando facciamo queste interviste andiamo a cercare punti negativi proprio per sollecitare l'intervistato a migliorare. Nel centro agroalimentare, con lei alla guida, non ne troviamo, però ce ne può suggerire qualcuno. No, allora, in passato è innegabile, anche perché, insomma, è fatto noto alla stampa che ovviamente c'erano delle divergenze con la regione, ci sono state, purtroppo, insomma, questo è quanto. Oggi posso dire che invece siamo in perfetta sintonia con tutti, cioè, in senso, il comune di San Benedetto, anche con la nuova giunta che si è appena insediata, insomma, abbiamo parlato più volte con il sindaco Spazzafumo, con l'assessore Bellè, si sono sempre dimostrati disponibili e assolutamente propositivi nei confronti del centro agroalimentare, e la stessa cosa posso dire assolutamente della regione, non posso non citare il consigliere comunque Andrea Senti. Poi magari ne parliamo dopo della regione, adesso tra l'amministrazione Piundi e la missione Spazzafumo, si ha qualche differenza, si nota qualche differenza oppure la linea è sempre quella? Io posso essere sincera, nel senso, sia con la precedente amministrazione sia con l'attuale amministrazione, entrambe le amministrazioni sono sempre state propositive nei confronti del centro agroalimentare, cioè hanno capito le potenzialità, hanno capito il valore aggiunto per il territorio, quindi ci hanno sempre supportato, e ad oggi posso dire che la situazione, anzi, è
insomma, dico, parliamo del progetto delle dogane, parliamo che insomma la nuova amministrazione si è insediata da poco, però posso dire super operativa perché sono andata subito insomma a chiedere sostegno e aiuto e loro si sono sempre dimostrati estremamente disponibili, quindi li ringrazio assolutamente. Senta, la Piscina Ambiente, la Multiservizio, non mi sembra che vivano momenti così positivi. No, io non lo so, nel senso io parlo per casa mia, ecco, diciamo così, io parlo di quello che è di mia competenza, di quello che so, di quello che conosco, assolutamente non metto bocca su altre. Visto quello che è riuscito a fare col centro agroalimentare, insomma, però le situazioni vanno, io dico le situazioni vanno viste, sicuramente il percorso è stato difficile, oggi non posso dire che l'utile è venuto così, no, l'utile è venuto con fatica, l'utile è venuto dopo tante battaglie, però comunque, insomma, ecco, l'importante è lavorarci su e ecco, fornire risultati. Io penso che poi quando si portano risultati, diciamo, certe situazioni sono innegabili. Ecco. I numeri, dico io, non mentono, ecco. Più delle chiacchiere. Quindi non hanno chiesto niente, non hanno chiesto consigli. No, io parlo per me. Bene, ci fermiamo ancora per 3-4 minuti e poi torniamo. Muffa, l'unico e inimitabile additivo antimuffa ecologico, naturale e profumato, certificato e brevettato. Easy Muffa, nel formato spruzzino da un litro, è pronto all'uso su tutti i materiali, pareti, armadi, divani, tende e indumenti. Completamente naturale e di facile utilizzo in casa. Easy Muffa è anche additivo per vernici e stucchi nel suo formato da 3 litri e 5 litri, da diluire direttamente nella vernice, in difesa di pareti e superfici da verniciare, esposte all'umidità e agenti atmosferici e parassitari. Garantisce la verniciatura per 10 anni. Inoltre la sua speciale formula rende tutte le vernici più coperenti. Easy Muffa, 100% naturale, 100% efficiente. www.easymuffa.it. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Omara Group vende mezzi nuovi e usati, allestimenti personalizzati, attrezzature e gru idrauliche delle migliori marche, manutenzione all'avanguardia, raddrizzamento telai, allineamento e convergenza, officina qualificata, magazzino ricambi plurimarche, veloci e affidabili. Portiamo a nuovo i vostri mezzi, con sabbiatura e verniciatura. Revisioni periodiche, assistenza e collaudi. Omara Group, la nostra officina, la chiave del tuo successo. Abbiamo parlato di regione prima, no? Sì. Fino a 2 anni fa, e nemmeno tanto, la regione voleva smantellare, insomma, questo centro agroalimentare, liquidando le quote di sua proprietà.
Invece sì. Adesso com'è la situazione? Adesso, allora adesso sì, questo è verissimo e questo è accaduto fino a un anno fa fondamentalmente. E adesso niente, abbiamo avviato diversi dialoghi con la regione, con ovviamente dicevo prima con il consigliere Andrea Senti, perché provenendo appunto dalla parte della fascia comunale ci ha sempre sostenuto anche lui e quindi è stato un filo conduttore per la regione. Attualmente noi parliamo tantissimo anche con l'assessore Guido Castelli, ringrazio tutti ovviamente perché insomma la regione ha capito, insomma adesso come posso dire, si è inserita in un discorso veramente molto particolare, ha capito le potenzialità del centro agroalimentare e stiamo lavorando per inserire il centro agroalimentare come una partecipata strategica, quindi abbiamo diciamo un ribaltone, chiamiamolo così, che dà in pratica una situazione di richiesta, di messa in mora, di liquidazione delle quote, stiamo adesso approcciando a un rapporto di strategicità, quindi insomma, non potevo chieder di meglio. Anche la regione ha cambiato colore, no? Sì. Quindi no, qualcosa di buono Andrea Senti l'ha fatto, perché questa cosa mi sfuggiva. Su tutte altre cose, io parlo a nome mio, a nome del giornale, su altre cose, no, non è stato proprio... No, io parlo per quello. No, ma questo non è che... No, io parlo per quello che c'è stato. Anzi, insomma, fa piacere che qualcosa di buono se lo sta facendo, insomma. Assolutamente. Giustifica un po' il posto che occupa, diciamo, no? Andrea quindi, Senti ha no, questo non ci voglio precisarlo, prego, ha votato il bilancio comunque, quindi nel senso nonostante in periodi in cui non era proprio, insomma, non erano rose un po' cattivo, insomma. Ha votato anche delle volte non doveva votare, invece ha votato lo stesso. No? Chi può capire, capisce. Va bene, io questo. No, adesso niente, voglio mettere in mezzo. È una frecciatina al consigliere che non ne prendo atto. Con il nostro incontro, diciamo, no? No, assolutamente, è molto importante anche quello che dico, ad esempio ci sta aiutando tutta la regione proprio per sistemare questa situazione e ci è di supporto e questo è molto importante, cioè il messaggio che io ho sempre detto in cui io credo è quello di fare sinergia, quindi il comune e la regione devono fare sinergia e questo fortunatamente è possibile. L'assessore Castelli è stato il primo che comunque si è anche interessato a capire diciamo quello che fosse successo negli anni nel centro agroalimentare e quindi appunto avendo la delega alle partecipate, allora, insomma la frecciatina la darei pure a Castello perché per questo va benissimo, è una cosa buona, poi se la riconosce l'amministratore delegato va bene, peraltro anche il nostro Castelli vedi ospedale altre cose, no? Non mi sembra che abbia agito bene per la città di San Benedetto. Comunque, vabbè. Adesso, Francesca, alla Marzullo, fatti ecco una domanda, vedendo un po' qual è stato qualcosa che volevi fare, non sei riuscito a fare. Adesso ho dato del tu, scusate. Ecco, no, va benissimo. Allora, mi faccio una domanda, mi faccio un augurio, ecco, faccio un'altra cosa, io ti prendo e la faccio un po' mia la cosa. Mi piacerebbe appunto che il centro agroalimentare, ora che insomma sono stati portati i risultati, abbiamo parlato degli obiettivi, abbiamo parlato comunque che è un centro che è in fase di crescita e appunto di valorizzazione, possa essere oggi veramente un punto, quindi risorgere tra virgolette da determinate situazioni per far sì che diventa un punto nevralgico anche proprio a livello, e la sparo ma mi piace perché un po' se mi conosci sono così, anche a livello regionale e nazionale, cioè nel senso noi quello che io vorrei consigliare in generale proprio è riprendiamoci le nostre cose, cioè fondamentalmente il distretto agroalimentare nella zona del sud delle Marche è importantissimo, deve essere valorizzato, quindi a me piacerebbe che diciamo ci fosse questo riconoscimento di distretto agroalimentare proprio nelle nostre zone, nel nostro territorio e far sì che il centro agroalimentare sia un portavoce e soprattutto un punto che possa aiutare tutte le aziende. Questo perché? Perché dando sostegno alle aziende si aiuta l'economia, si creano posti di lavoro e ovviamente si crea un indotto che ovviamente crea positività a tutti.
Quindi questo è, è il mio augurio. Mi viene risalendo un po' alla prima, sì. Dico, questi anni in rosso, no? Come sti debiti, come sono andati a finire? Allora, questi debiti, allora ci sono stati debiti importanti, questo è insomma, come si fa a togliere i debiti, insomma, una cosa. Che si pagano. Io li ho pagati. Non c'è... hai fatto in modo che si pagassero. No, li ho pagati. Cioè, questa è come Francesca Perotti. No, come dal conto corrente del centro agroalimentare, noi abbiamo ripianato quasi 2 milioni in quegli anni. Questi 2 milioni dove sono usciti? Sono usciti in diverse spese. Alcune spese sono state, diciamo, forse congrue, altre spese non sono state congrue, però è innegabile, perché lo abbiamo fatto, l'ultima approvazione del bilancio è stata, diciamo, in qualità di AD, ma tutto il CDA, vista la situazione, comunque diciamo, noi rispettiamo la legge e quindi dobbiamo assolutamente avere determinati principi di legalità, abbiamo fatto diverse derelazioni da parte ovviamente di soggetti esterni, quindi da professionisti, che hanno mostrato ai soci alcune cose che proprio, diciamo, non erano magari congrue, e i soci hanno deciso a maggioranza di procedere a fare l'azione di responsabilità. Ritiene un mezzo miracolo questo? Io penso che noi abbiamo fatto il nostro lavoro, io dico sempre, poi sta agli altri, nel senso, io il mio dovere l'ho fatto, in qualità di amministratore la legge mi dice che se io vedo e comunque noto determinate circostanze, devo portare a conoscenza dei soci questi fatti. Li ho portati a conoscenza dei soci con tutto il CDA, i soci li hanno visti e hanno detto, forse è opportuno effettuare un'azione di responsabilità. 2 milioni non è poco. No, soprattutto, ecco perché ho detto, sono stati anni veramente difficili. Cioè, adesso oggi io ne parlo qui con il sorriso e il centro agroalimentare è fantastico, però non nego che negli anni, insomma, siamo stati messi sotto scacco milioni di volte, perché comunque dare, quello che dico io, è che dare un'immagine negativa o anche questi attacchi di, cioè una regione che chiede la liquidazione delle quote, non danneggia il centro agroalimentare, danneggia anche le aziende all'interno, danneggia un territorio, cioè questo è basilare, è abbastanza certo. Evidente. Adesso si facevano le vaccinazioni, però non si fanno più nella zona di standard. No, le stanno facendo ancora. Ma avevano detto che adesso le toglievano. Allora, anche lì, noi ci siamo resi disponibili in modo così, nel senso, questo è il posto, se a voi piace, è confacente, bene, loro sono liberissimi di fare ciò che ritengono opportuno. Quindi noi era semplicemente un mettere a servizio della, diciamo, della collettività, comunque ecco, una cosa molto importante, visto poi purtroppo il periodo che ancora ci tiene un po' sulle spine. Vabbè, come concludere, non sperando che altre Francesca Perotti arrivano in queste, diciamo, in questi servizi che sono pubblici, tra il pubblico e il privato, no? Ci auguriamo che altre Francesca Perotti, se ci siete, venite fuori, così vediamo di dare una mano alla città, ma diciamo a tutto il Piceno, per una rinascita che secondo me è indispensabile. Grazie Francesca. Grazie a te Nazareno, grazie.